Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci tornati per una puntata del Morwell Risponde. Oggi la domanda sarà una sola, ci è arrivata via mail, ci ha incuriosito molto e quindi abbiamo deciso di rispondere in maniera un po' più approfondita. Quindi non perdiamo altro tempo e via! La domanda che ci è pervenuta è di una ragazza, si chiama Alessandra e ci chiede testuali parole. Quanto tempo ci vuole per diventare maker e quanti soldi bisogna spendere? Allora, per questa domanda bisognerebbe parlarne per ore forse, perché comunque non è facile dare una risposta a un quesito del genere. Però, innanzitutto, partiamo dalle cose semplici. Chi è un maker e che cosa fa? Allora, un maker è una persona che fa qualcosa. Nella fattispecie, crea qualcosa di tangibile, un dispositivo, un'apparecchiatura per assolvere un compito. Questo è il maker, quindi è colui che produce e costruisce un qualcosa. Quindi, partendo da una definizione del genere, potrebbe essere anche un banalmente costruire un dispositivo che accenda un LED, costruire un dispositivo che si muove, costruire un qualcosa che comunque sia tangibile e che abbia un suo funzionamento. Quindi questo è essere maker. Non è che il maker è quello che costruisce lo space shuttle per andare nello spazio, o costruisce una dotazione stile Ghostbusters o quant'altro. Sono maker anche quelli, magari, oddio, quelli a un livello un po' più elevato, però non è necessario arrivare a certe vette per fregiarsi del titolo di maker. L'archetipo del maker potrebbe essere Archimede Pitagorico, che nel suo laboratorio costruisce invenzioni dalla mattina alla sera e quant'altro. Quanti soldi bisogna investire? Anche qui, insomma, dobbiamo un po' vedere che cosa intendiamo fare e da che livello partiamo. È necessario avere un laboratorio iper mega fornito con tutta la strumentazione? Agli inizi no, anche se più si va avanti, più tutto sommato si hanno dei costi e il livello si alza, quindi per forza di cose dobbiamo avere una strumentazione adeguata, quindi non basta più il saldatorino, il rotolino di stagno e un multimetro preso al supermercato, ma bisogna cominciare ad avere delle stazioni saldanti, ad avere dei fili specifici, bisogna avere delle attrezzature particolari, magari una pompa di saldante a seconda di quello che si fa. E quindi tutta una serie di cose che potrebbero servire a fare un lavoro migliore. Quindi, che cos'è un maker e quanto deve spendere per partire? Per partire si spende il meno possibile, anche perché molto spesso non è detto che una determinata cosa piaccia. Quindi abbiamo già scritto articoli e fatto video in merito a starter kit più o meno completi che possono però aiutare la persona a capire se essere un maker è una strada percorribile. E per affacciarsi su questa strada bisogna cercare di spendere il meno possibile, ma non perché dobbiamo risparmiare sulla qualità, ma perché per imparare non serve spendere tantissimi soldi. Uno starter kit buono si porta a casa con 30-50 euro. Magari anche con breadboard, quindi che ci evita l'utilizzo del saldatore, dello stagno e quant'altro, perché poi anche lì bisogna imparare a usare lo stagno. Cioè, essere maker vuol dire imparare a fare tante cose per riuscire a costruirne una sola, o più di una, che però è la somma di quello che si è fatto prima in maniera modulare. Imparare a saldare, bisogna imparare a collegare i fili, bisogna imparare un po' di elettrotecnica, bisogna imparare un po' di elettronica. Chiaramente ci vuole del tempo. Quindi, quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole? Il tempo che ci vuole. La risposta che do sempre io è il tempo che ci vuole. Perché dipende anche da che livello volete raggiungere. Perché se voi volete diventare maker, o studiare da maker per costruire un sensore che accenda una luce quando voi ci passate davanti,
non ci vuole molto, anzi, relativamente poco. Ma se voi volete arrivare al punto da automatizzare la vostra serra per le coltivazioni della vostra famiglia, in modo tale che ci sia un'irrigazione programmata, ci sia un robot che stacca le mele quando sono raccolte, allora lì bisogna andare un po' di su di budget, bisogna andare un po' su con le conoscenze, bisogna perdere del tempo, quindi è un progetto un po' a lungo termine. Se volete farlo tutto da soli, se no il discorso cambia ancora. Quindi mi raccomando, non fatevi fondamentalmente prendere da queste definizioni o da discorsi che sono difficili da contestualizzare e andare proprio a sviluppare in maniera mirata. Sappiamo cos'è un maker adesso, sappiamo che il costo per iniziare è variabile, ma si tende a mantenerlo il più basso possibile. Il resto ce lo dovete mettere voi, ragazzi. C'è chi impara prima, chi impara dopo, chi non impara, chi invece ha una dote naturale che gli permette di intuire delle cose prima che magari di aver fatto uno studio approfondito. Ci sono anche quelle persone lì. E bisogna prendere atto, essere realisti e andare avanti in base a quello che si decide di fare. Però in linea di massima, se fatto in maniera costante, in qualche mese si possono già fare dei progettini interessanti, ci si può già dedicare a cose soprattutto divertenti, perché se non vi divertite, io continuo a dirvelo, se non vi divertite a fare queste cose, lasciate stare. Non è obbligatorio essere dei maker nella vita, no. Però divertitevi. Se voi non avete la gioia di dire oggi faccio accendere un LED, oggi quando ero piccolo guardavo Supercar, voglio fare lo scanner di kit, ne arriverà uno tra parentesi. È così che bisogna cominciare. Prima iniziate e poi imparate. Non è che imparate prima e poi cominciate a fare qualcosa, no, non è la strada migliore. Cominciate. Oh, voglio imparare a usare Arduino, perfetto, mi compro uno starter kit di Arduino e comincio a pasticciare. Ma ho bruciato un LED. Pazienza, si bruciano i LED, li bruciamo anche noi. Ma non funziona. Cerchiamo di capire perché. Voglio fare un progetto del genere. Allora, apro il sito di Morware, perché bisogna aprire il sito di Morware, e vado a vedere come si fa qualcosa. Aspetta un po' però. Qui Simone ha detto che si fa così. Sarà vero? Provo a farlo. Non copio pedissequamente quello che ha fatto Simone, quello che ha fatto Fabrizio, quello che ha fatto Luigi. No, provo a farlo. Poi lo confronto. È così che si diventa maker. È così che si arriva a un punto che il tempo è speso bene, le cose sono fatte bene, i concetti vi rimangono. Perché a fare i maker copiando quello che trovate in giro, molto spesso le cose non vi riescono. Ma non perché sbagliate voi, ma perché erano sbagliate in partenza. I nostri progetti sono quasi tutti collaudati in maniera approfondita, quindi è difficile che qualcosa non funzioni. Però fondamentalmente potete sempre avere un approccio funzionale e funzionante a quello che dovete fare. Quindi, cara Alessandra, in linea di massima, cos'è un maker? Te l'abbiamo detto. Quanto ci vuole? Dipende. Quanti soldi bisogna spendere? Dipende. Tendenzialmente, per cominciare, spendi il meno che puoi. Per tutto il resto c'è Morware. Ciao, alla prossima!